Oggi un video dedicato a Nonna Chicca che mi ha chiesto espressamente di parlare di questo tema, il reflusso gastroesofageo. Vai con la sigla! Da reflusso gastroesofageo si manifesta quando i succhi gastrici dello stomaco, quindi i succhi acidi, risalgono dallo stomaco stesso per andare a contatto con le pareti dell'esofago, provocando un dolore retrosternale o comunque un bruciore e un'acidità che torna in bocca. Generalmente questo passaggio comunque si ha fisiologicamente durante la giornata, diventa una vera e propria malattia quando invece il disturbo è prolungato nel tempo e questo può provocare numerosi disturbi e dolori. Ovviamente un'alimentazione corretta può aiutare a diminuire questo fastidio e quando necessario, dopo aver consultato il medico, può essere utile anche l'assunzione di determinati farmaci. Veniamo nel dettaglio: cosa mangiare, quali sono i farmaci da utilizzare. Più che parlare di alimentazione, bisognerebbe parlare di un vero e proprio stile di vita per cercare di diminuire i disturbi da reflusso gastroesofageo. Innanzitutto bisognerebbe essere normopeso, quindi se si è in sovrappeso, pensare a una dieta ipocalorica che ci possa far perdere i chili in eccesso. Dopodiché bisognerebbe evitare i cibi grassi, quindi evitare gli intingoli, i fritti e un uso eccessivo dei condimenti. Molto importante è evitare anche le sostanze che possono aumentare l'acidità, quindi evitare il cioccolato, il caffè, il tè e soprattutto non fumare e non bere alcolici. Per quello che riguarda invece lo stile di vita, bisognerebbe evitare di andarsi a coricare dopo pranzo perché la posizione sdraiata può favorire proprio il ritorno, dei succhi gastrici verso l'esofago. Mantenersi in forma aiuta sempre comunque a stare meglio e quindi evitare il pisolino dopo pranzo o se proprio non si riesce a rinunciare al pisolino, quantomeno farlo in posizione semiseduta e non sdraiata. Tra i farmaci per la cura del reflusso gastroesofageo, che io consiglio sempre di assumere dopo un parere del medico, troviamo gli antiacidi, i quali danno un beneficio immediato ma non curano la malattia, quindi sono inutili nel lungo periodo. Troviamo poi i farmaci che riducono la formazione proprio di acido, come gli H2 antagonisti, per esempio la ranitidina, i quali funzionano bene, sono utili, però dopo un po' la loro efficacia può diminuire. Poi ci sono gli inibitori della pompa protonica, anch'essi molto utili ed efficaci, ma che possono comunque avere degli effetti collaterali nel lungo periodo. Infine ci sono i farmaci procinetici, cioè quelli che aumentano la velocità di svuotamento gastrico, quindi riducono proprio il passaggio di acido dallo stomaco verso l'esofago. Ovviamente tutti questi farmaci non sono privi di effetti collaterali ed è per questo motivo che io invito sempre a consultare il medico prima di assumerli e di evitare il fai da te. Per oggi è tutto e questo è l'ultimo video del ciclo dell'autunno. Ci rivediamo più avanti con il ciclo dell'inverno. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e a presto su questi canali.